Circondata da vette, rocce e guglie, si trova una piccola conca che sembra aprirsi nel vuoto e che guarda verso la pianura piemontese. Qui, a circa 2400 metri di quota, si trova il lago Rouen. A causa dei versanti piuttosto ripidi, le piante acquatiche e la vegetazione igrofila hanno poco spazio per svilupparsi. La sua profondità è stata calcolata in poco più di 13 metri. L'acqua riflette un blu intenso, tanto che diventa facile paragonare il lago a un pezzo di cielo caduto fra i monti. Purtroppo l'immaginazione lascia il posto ai fatti storici, in quanto la località è tristemente nota per due aerei che sono precipitati in periodi diversi. Il 29 giugno 1943 un Savoia Marchetti, un aereo militare, sorvola queste montagne. È una giornata nebbiosa, piove, grigia quindi, e dalle vicine miniere della Russa a un certo punto si sente un boato. I minatori risalgono con alcuni uomini della guardia alla frontiera, i pendii, giungono nei pressi del lago Rouen e qui assistono a una drammatica scena. I resti del trimotore sono sparsi ovunque e i cinque aviatori giacciono ormai senza vita. L'aereo era partito presumibilmente dalla Toscana con destinazione Torino, dove doveva essere sottoposto a delle riparazioni. Si sparse la voce che il pilota, un certo Giuseppe Fragola, avesse una fidanzata a Villaretto e che volesse passare sulla Val Chisone per farsi notare. Probabilmente partecipano al recupero delle salme anche gli abitanti locali. Conferma di questo fatto lo troviamo pubblicato sulla Stampa del 6 luglio. In un piccolo trafiletto viene citato il tenente pilota aereo siluratore, un giovane laureando in medicina. Nel necrologio la famiglia ringrazia le popolazioni di Perosa, Fenestrelle, Villaretto e Perosa Argentina. Alcuni anni più tardi, il 31 luglio 1961, avviene una seconda sciagura. Si schianta nei medesimi posti un F-100 americano condotto dal pilota Robert Lindemann. I giornali si occupano della tragedia e fra gli altri anche La Stampa e l'Eco del Chisone. Dalle ricostruzioni effettuate, il turboreattore sbatte ad appena 3 o 4 metri sotto la cresta sul lato di Coazze, ma l'urto è talmente violento che molti detriti vengono proiettati sul lato della Val Chisone. L'aereo si disintegra in migliaia di pezzi sparsi per un raggio di 2 chilometri. Ancora oggi, sui pendii posti attorno al lago, si possono facilmente individuare i resti di questi drammatici eventi. Yeah.